2 anni prima di andarsene di casa, mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. Non potevo immaginare come sarebbe stato, quale sarebbe stato il suo nuovo libro, che storia sarebbe stata, ma sicuramente mi aspettavo quello che poi è successo, cioè la stessa delicatezza e spietatezza insieme nel raccontare le parti femminili più nascoste. Questo tema soprattutto dell'adolescenza, che è quel periodo così sofferente, il rapporto col sesso più che con l'eros, il rapporto con gli adulti. Il titolo è abbastanza chiaro in questo. Gli adulti mentono. Tutti gli adulti mentono, non ci dicono la verità, forse non la sanno neanche loro, non sono abituati, e quello che è il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, anche per questo diventa un periodo terribile, di grande dolore. In questo libro ci sono sia personaggi che appartengono a un mondo borghese, intellettuale, e personaggi che vengono invece da un mondo più povero, più ignorante, più barbaro, ma tutti più o meno hanno la stessa difficoltà ad essere sinceri. Forse di più i genitori borghesi, perché hanno comunque delle regole, delle forme da seguire. Giovanna è una bambina che sta crescendo e che si trova nel tumulto del cambiamento. Ci sono tutti i temi di questo periodo, il sentirsi brutti, non amati, il diventare il contrario di se stessi, il voler stupire, il voler uccidere, il voler amare. Tutto sta esplodendo e non si sa come frenare questa malvagità anche, questo bisogno di tenerezza che c'è dentro. E attraverso dei tunnel neri, Giovanna almeno comincerà a liberarsi di certe paure. Per me ci sono solo gli aspetti positivi. Credo che la finzione sia la salvezza per chi decide di fare questo lavoro. La possibilità di raccontare e di essere, più che altro, nel diventare un altro personaggio, nel fare altro da sé, diventare molto più veri e reali che non nella vita reale. Tu hai l'alibi che non sei tu a fare, a dire ciò che dici e ciò che fai, per cui c'è non solo una grande libertà, ma anche una grande capacità di scoprire cose che col pensiero non avresti raggiunto da solo. Beh, a fine per forza con la protagonista, perché racchiude un po' tutti quelli che sono gli elementi di questa infelicità adolescenziale, questo non capire, però voler capire, questo scontrarsi continuamente, questo non amarsi, non piacersi. Credo che sia un aspetto che riguarda tutti questi passaggi, questo passaggio della vita. Il braccialetto è chiaramente un simbolo, ma quello che mi piace è non ragionarci sopra sul suo significato. Fa parte anche questo non so come dire, della sconclusionatezza di certi momenti della vita, di certe azioni, certe cose che si fanno per dispetto, per violenza, per amore, senza neanche pensarci molto. Questo braccialetto è un po' questa cosa che passa da donna a donna, tutte donne diverse l'una dall'altra e per ognuna di loro ha un significato molto profondo, importante. Forse proprio per Giovanna è la cosa meno importante. Quello che rimane addosso alla fine di questo libro
Credo sia un sentirsi non soli nel mondo perché questo tipo di sofferenza, di incongruenze, di follie appartengono a tutti. La difficoltà di superare le varie fasi della vita, l'infelicità sempre in agguato, è molto generosa nell'andare a fondo proprio su quello che è il mondo femminile. Quindi le donne la sentono ovviamente molto, molto vicina, anche il rapporto con i maschi, così svelato, così contraddittorio e feroce. Sì, penso che le donne amino molto questa storia.